Buongiorno e benvenuti nella nostra rassegna Un giorno un fiore. E oggi vi parlerò in modo particolare delle bucanville, di queste piante strepitose, bellissime, dai mille colori, che vanno dal rosa al fucsia, all'aranciato, il giallo, il bianco, veramente sono meravigliose. Sono tipiche piante del Mediterraneo, quindi le troviamo molto spesso nei nostri giardini, soprattutto al mare, dove il clima rimane abbastanza mite, perché questa è una pianta che teme il gelo e quindi nel momento in cui è un posto, è ubicata in un posto dove praticamente potrebbe far freddo, è meglio appunto coprirla con un termoclima. Però come rinunciare a questa bellezza e a questa infiorescenza tipica di questo periodo? La sua fioritura parte dalla primavera, quindi da aprile-maggio, e si estende fino ai primi freddi, quindi parliamo di settembre, ottobre, anche novembre. L'esplosione che vedete appunto dei fiori è fatta da queste infiorescenze che sembrano delle piccole semplici campanelle, così a grappolo, e la loro struttura può essere rampicante, quindi è una pianta che tende a salire su dei muri, su delle canne o lì dove vogliamo farla arrampicare, oppure c'è questa versione, diciamo, a cespuglio, che è anche molto carina da tenere nei vasi per decorare i giardini. Che dire, la pianta di Bougainville è una pianta conosciuta da tanto tempo, dai tempi passati, è una delle prime piante mediterranee di infiorescenza. La cura va fatta con acqua, ma non eccessiva, perché l'eccessiva acqua potrebbe diminuire la possibilità di tirar fuori tanti fiori. Quindi, diciamo, dobbiamo tenerla un po' più a secchetto d'acqua e non eccedere. Invece va concimata con un prodotto a base di ferro oppure abbinato tranquillamente ad un concime per piante da fiore. Dunque, se volete veramente una pianta che in questo periodo vi dia tanto di colore, io vi consiglio veramente la Bougainville.